Boni, presente. Ciancio, presente. Cofano, presente. Coia, presente. Giuliano, presente. Gugliotta, presente. Lardaga, presente. Lancia, presente. Lanotte, presente. Lelli, Lenci, presente. Lozzi, sì. Matronola, presente. Poli, presente. Stelitano, Tredicine, Tutino, presente. Villa, Vitrotti. Io 15, 16 Costellitano, 16. 16. 16, sì. Assente, giustificate Lozzi, eh? Lozzi o la notte? Lozzi. Lozzi. Hai detto la notte? No, no, l'ho detto la notte. Sì. No, no, Lozzi, Lozzi. Allora, abbiamo 16 consiglieri presenti, assente giustificata la consigliera Lozzi, quindi abbiamo il numero legale per aprire il consiglio. Nomino quali escrutatori della seduta, i consiglieri Lardaga, Caccamo e Tredicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi su previa comunicazione al tavolo della presidenza. Grazie. Allora, procediamo. Primo punto all'ordine del giorno, ci sono approvazioni dei verbali delle sedute di consiglio dal numero 1 al numero 36. Questi verbali sono stati depositati all'ufficio consiglio, quindi i consiglieri potevano prenderne visione e fare le eventuali osservazioni di merito. Tengo a precisare che con questa approvazione di questi verbali chiudiamo tutti i verbali arretrati fino all'ultimo consiglio, quindi dal prossimo consiglio, al massimo dopo il prossimo verbale sarà approvato al massimo dopo due consigli, quindi abbiamo tolto di mezzo tutti gli arretrati. Devo ringraziare gli uffici che hanno lavorato parecchio, perché diciamo gli arretrati e i consigli, i verbali arretrati erano parecchi, quindi abbiamo risolto questa questione. Allora, se non ci sono osservazioni di merito sui verbali. Se non ci sono osservazioni di merito, i verbali si intendono approvati. Allora, i verbali sono approvati. Allora, ma non sono mica i miei verbali. E neanche li porto a casa. Allora, comunico all'Aula che è stata presentata dal consigliere Poli una mozione, articolo 58, legata a moratoria, il progetto è moratoria definitiva degli sfratti e piani di zona ex legge 167 Tor Vergata Nuova, diciamo una situazione che sta su tutti i giornali questi giorni, con mobilitazioni, interventi da parte anche del prefetto. Ritengo di accogliere la mozione dell'articolo 58 e di metterla in discussione dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Facciamo intanto delle copie, così i consiglieri ne possono prendere atto. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi elettivi Centro Sociale Anziani San Giovanni. Prego la Presidente della Commissione Politica e Sociale Vitrotti di presentare l'atto. Grazie. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Una presa d'atto da parte del Consiglio, è l'ultimo rinnovo delle nomine degli organi elettivi dei centri anziani del nostro municipio, è quello di San Giovanni. C'è stato un cambio nella conduzione, quindi leggo la composizione del comitato di gestione, il presidente Di Rienzo Antonio con i consiglieri Mancini Giuliana, Camilli Violetta, Gabrielli Giannin, Lucarin Muzio e Giardina Angela e Meloni Sesto, così risulta composto il comitato di gestione. Ovviamente la commissione, la dirigente, la dottoressa Giannoni, il dottor Stefano Carlizza hanno espresso il parere tecnico, la commissione l'ha valutato ovviamente esprimendo parere favorevole e quindi si sottopone all'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione, ci sono interventi.
Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo una controprova veloce, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvato all'unanimità dei presenti. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Posto? Allora, approvato anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al terzo punto. Riguarda sempre i centri sociali anziani, che è una proposta di deliberazione ratifica della surroga di un consigliere del comitato di gestione centro sociale anziano La Torretta. Prego, Presidente della Commissione, presentare l'atto. Sì, analogo all'atto precedente, però qui si ratifica la surroga del comitato di gestione del centro sociale anziani La Torretta, quindi la surroga della signora Negossi Messalina, ovviamente rientrava nel comitato, tra diciamo, le prime dei non eletti nel comitato di gestione del centro anziani La Torretta, approvato con la deliberazione del 12 marzo del 2015, e quindi risulta così composto nuovamente il comitato di gestione, il presidente Gottardi Franco, i consiglieri sono Pozzi Giancarlo, Morasca Mario, Francesca Angelielio, Marchetti Osvaldo, Rossi Italo, Di Pietro Antonio Vincenzo, Di Benedetto Mario, Petracca Massimo, Mennella Maria Antonietta e Negossi Messalina. Quindi si sottopone all'attenzione del Consiglio, ovviamente la Commissione l'ha valutato con parere favorevole, con il parere della dottoressa Giannoni e del direttore dottor Stefano Carlizza presenti in delibera. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Passiamo a dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi approvato all'unanimità dei presenti. Per questo metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Approvato anche l'immediata eseguibilità della delibera. Allora, passiamo adesso al punto numero 4. Proposta di risoluzione d'iniziativa della consigliera Lancia avente ad oggetto linea 503. Chi presenta l'atto? Il Presidente della Commissione o la consigliera Lancia? Consigliera Lancia, prego. La risoluzione è stata presentata perché qualche tempo fa sono arrivati da noi gli abitanti di Gregna Sant'Andrea che da 8 giorni non avevano mezzi di trasporto per lo sciopero della TPL. In quel momento io mi sono resa conto che l'autobus che l'autobus che prima li conduceva da Gregna Sant'Andrea qui a Cinecittà aveva cambiato il suo percorso e faceva capolinea alla Nagnina e per andare poi a Osteria del Curato e poi tornare indietro. E questo mi è sembrato una cosa un po' indecente, perché Gregna Sant'Andrea è un quartiere assolutamente disagiato, non solo per la condizione in cui sta oltre il raccordo anulare, avendo uno svincolo assurdo e un sottopassaggio
che non si può fare a piedi per poter venire da quest'altra parte del raccordo anulare, ma è anche un quartiere privo di servizi, di farmacia, del medico, insomma, dei negozi, quindi è un quartiere che ha bisogno di tutto, ma non ha i trasporti per raggiungerli. Quindi ho proposto di riportare il capolinea esattamente dove stava prima, a piazza di Cinecittà 1, ed ho proposto... Scusi consigliere Lancia, c'è, grazie. C'è un po' di confusione. Ed ho inoltre proposto che la Giunta e la Presidente aprano un tavolo con il Comune di Ciampino per creare una mobilità intercomunale, perché Gregna è tra Roma e Ciampino, forse è più vicina a Ciampino, ma anche per Ciampino non ha mezzi di trasporto. Quindi un accordo in previsione della città metropolitana mi sembrerebbe opportuno tra il comune di Ciampino e quello di Roma, per creare una linea che sia intercomunale e che serva Ciampino, Gregna e Roma. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lancia. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Il tema del trasporto pubblico locale in zona extra GRA, in particolar modo il quadrante che coinvolge il quartiere di Gregna Sant'Andrea, è stato un tema che nella Commissione Mobilità abbiamo affrontato diverse volte. Chiaramente nel mese di dicembre si è aggravata notevolmente in seguito allo sciopero legittimo del personale della DPL, ma che chiaramente ha compromesso maggiormente, ancora di più, l'area del quartiere di Gregna Sant'Andrea, che oggettivamente era coinvolto ed è l'unico mezzo pubblico che hanno per accedere all'interno dell'anello del raccordo anulare, era esattamente la linea urbana del 503. Chiaramente in quei 10 giorni di sciopero il quartiere è stato oggettivamente blindato all'interno del proprio perimetro e non vi è stata garanzia alcuna se non quella del proprio mezzo di trasporto privato, chiaramente per alcuni cittadini, mentre la situazione era resa ancora più difficile per i minori e per gli anziani che, non potendo chiaramente accedere a mezzi di trasporto privati, si sono trovati in estrema difficoltà. Chiaramente questa goccia un po' ha riaperto un po' la discussione del merito della linea 503 e chiaramente si è, come Commissione abbiamo reputato opportuno tentare di avviare la discussione per il ripristino del capolinea in piazza di Cinecittà, per cui riportando il capolinea in auge all'interno della corda anulare in una fermata comunque di scambio importantissimo, garantisce l'accesso alla linea A della metropolitana e quindi a tutti i servizi correlati come il presidio dell'ASL di via Cartagine e altro. E per cui chiaramente questo esclusivamente per ciò che accede il capolinea. Chiaramente in parallelo con questa risoluzione si chiede anche una discussione ed un piano strategico anche con il comune di Ciampino affinché venga comunque realizzato un piano del trasporto pubblico locale connesso tra i due comuni, visto che essendo un quartiere a ridosso del comune di Ciampino molti servizi e molti residenti comunque hanno necessità di recarsi anche nel comune di Ciampino. E in parallelo chiaramente noi discuteremo anche in merito a quella che è la questione del piano trasportistico di tutto il quadrante extra GRA, quando dovremo affrontare il tema della razionalizzazione del deposito di Tor Vergata, che oggettivamente muterà un po' l'assetto del quadrante sud-est della città e anche altre linee che coinvolgono il nostro territorio. Questo è un primo passo, insomma mi auguro che il Consiglio oggi possa esprimersi all'unanimità favorevolmente e reputo che questo sia un'ottima, insomma, nel momento in cui si realizzerà sarà un'ottima conquista per il quartiere di Gregna. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Allora, altri interventi? Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente, io sarò un po' polemica perché ho sentito in audizione i cittadini ai quali
per 8 giorni, credo 10, sono rimasti praticamente a piedi. E oggi, cioè, io voglio dire, in quel momento cosa abbiamo fatto? Niente, abbiamo avuto bisogno di aspettare una consigliera che facesse una mozione, risoluzione che sia. Allora, io penso che qui bisogna cambiare il metodo. Io anche vengo dalla Rex-Gra, si parla tanto di dover incentivare il trasporto pubblico, ma come? Se ogni volta che noi dobbiamo prendere un autobus ci impieghiamo 45 minuti per aspettare il pullman, 45 minuti per uscire fuori da quella trappola che abbiamo come paese, città, non si sa neanche che cos'è, perché là è nato male e l'abbiamo trasformato in peggio. Quindi io voglio dire, razionalizzazione, dobbiamo, quando si parla di razionalizzazione bisogna tagliare le spese, non i servizi. Continuiamo sempre a tagliare i servizi. Allora, se l'ATAC decide di togliere una fermata e non hai soldi, penso che l'abbia fatto, la razionalizzazione si fa per risparmiare. Se deve risparmiare, magari levasse i soldi che dà ai dirigenti che non sono in grado neanche di fare un piano per le fermate, che gli diamo 130.000, 140.000 euro all'anno, e manteniamo i servizi. Io logicamente appoggerò questa situazione, però bisogna cambiare il metodo, perché qui le cose ci cascano in testa, che sono già fatte. I cittadini sono venuti nella commissione, hanno detto, ci hanno tolto il pullman, neanche, non ci hanno neanche avvisato. Ma che razza di atteggiamento è questo? Ma come si fa a pensare di togliere un trasporto pubblico senza nemmeno avvisare la cittadinanza, se non vogliono avvisare noi come rappresentanti di questa cittadinanza? Che alcune volte facciamo ridere, francamente, siamo diventati l'ufficio schiaffi. Adesso ci sono altri problemi a Morena, abbiamo anche la 667, abbiamo richiesto delle commissioni per vedere a fondo. Vogliamo affrontarli i problemi o aspettiamo che decide qualcuno per noi? Io mi voglio augurare che si cominci a cambiare, anzi siamo alla fine, quindi ringraziamo sotto certi aspetti di Dio che siamo arrivati alla fine, che ci sia un nuovo inizio per questo municipio. Perché siamo veramente arrivati a livelli drammatici di degrado e di incuria. Grazie. Grazie consigliere Lenci. C'è il consigliere Giuliano. Prego. Grazie presidente, consiglieri. Allora, assessore, non l'avevo vista prima. È ovvio, è facile dire di essere d'accordo su questa mozione. Su questa risoluzione ovviamente che è stata portata in commissione e condivisa ovviamente da tutti, per quel che riguarda il quadrante di Gregna Sant'Andrea. Ora, siccome non è mai facile cercare di capire poi come funzionano le cose, ed è semplice poi, come si dice, estremizzare con semplicità una soluzione di dire a chi di dovere cerchiamo di riportare il capolinea a Cinecittà. Bene, io non, di solito non ho questa diciamo possibilità di entrare nel merito, perché non è facile avere notizie, perché bisogna chiederle, cercare, capire tutto quanto, ma visto che è stata portata qui in consiglio questa risoluzione e io vedo che ci sono dei rappresentanti del quadrante, io suggerisco ai colleghi che oltre a dire bene nel risolvere facciamo sì che si possa portare a Cinecittà, il capolinea possa tornare a Cinecittà, dobbiamo pure capire quello che bisogna fare, perché il 503 ovviamente prima aveva il capolinea a Cinecittà, erano 4 vetture che facevano il servizio, oggi quel servizio viene fatto da 2 vetture che fanno a circolare. Quindi che significa? Che la TPL in accordo con ATAC ha ottimizzato il numero diciamo, di percorsi, e in gergo si dice ha ottimizzato i chilometri, ok? Consigliere Giuliano c'ha ragione. No, no, ma mica perché può essere pure più interessante, lo dicevano loro. Ma sono. Quindi potevo pure fermarmi, insomma. Sono amici della sua coalizione, consigliere Giuliano. Prego. E quindi sì, a voi già ve l'ho fatto prima, esatto. Allora glielo mando prima in anteprima. E quindi che significa? Che oggi questa circolare, quindi ha ottimizzato la TPL con ATAC il numero di chilometri,
introducendo anche il 502, che è poi quello che va a fare il capolinea a Cinecittà, quindi sostituendo l'ultimo pezzo, gli ultimi due chilometri, con un'altra linea. Che cosa ha comportato questo? Che nel nostro quadrante c'è stata questa modifica. Su Roma, ovviamente, nella ottimizzazione del trasporto e nel risparmio, dove tutti sono dovuti, insomma, devono tutti dare risposta, la DPL ha portato un chilometraggio diciamo minore rispetto a quello di prima, e l'ATAC glielo ha approvato, e questo è il risultato oggi di questo, di questa realtà. Ora, per fare ciò, noi dobbiamo dire però, cari colleghi, cara collega che ha portato questa risoluzione, che ovviamente condividiamo, innanzitutto di seguire il percorso dalla votazione di oggi fino alla fine, perché se questa roba rimane così nell'area, no? Nel percorso così ipotetico, si ferma dopo 35 centesimi di secondo, perché per fare ciò bisogna comunque riandare in ATAC, perché se lo facciamo chiedere alla TPL, la TPL dopo 8 giorni di sciopero che ha creato nel vostro quadrante tutto quello che ha creato, ma l'ha creato anche in altri spazi della città, cioè dove hanno le linee periferiche, è normale che nella disputa che hanno nei pagamenti che non hanno ricevuto e nella contesa dei chilometri, se vanno lì a dire che serve, no, da aggiungere 2 chilometri, 4 chilometri a percorso per tot giorni, significa un costo in più. Quindi non può essere la TPL che può fare questo discorso, ma deve essere ATAC. Voglio capire oggi, faccio questo ragionamento a vantaggio di tutti, perché vorrei capire oggi come un commissario Tronca, nella persona, possa avallare un ragionamento di questo tipo. Allora, che noi dobbiamo dire che siamo d'accordo affinché questo possa essere, benissimo, ma non diamo false aspettative, perché secondo il mio modestissimo parere questa roba non verrà effettuata fino alla prossima consigliatura, perché è un discorso politico, dove è la politica che deve trovare la soluzione affinché in un quadrante periferico si possa avere un servizio degno di tale nome. Ma non è certo oggi un commissario che possa comunque fare la differenza. Allora, se vogliamo prenderci questo problema, prendiamocelo, se vogliamo dare un supporto lo facciamo, però dobbiamo sapere che bisogna modificare, quindi il 502 bisogna che va modificato, nel 503 vanno messi almeno un'altra vettura, perché sennò non passerebbe più ogni quarto d'ora oggi, passerebbe dopo, se con due vetture, con 4 chilometri in più, passerebbe ogni mezz'ora, perché l'ultimo pezzo che va da Anagnina qui a Cinecittà è quello più densamente trafficato, per cui i tempi si allungherebbero, quindi almeno una vettura in più, a tre, questo significa un soldo in più. Allora, noi siamo d'accordo, è ovvio, bisogna capire che bisogna seguire questa situazione e che non è certo, cioè non c'è certezza della risposta da parte di ADAC e da parte del commissario che oggi governa questa città. Quindi questo era, mi sentivo di dirlo a nome di tutti, perché poi votare queste 10 righe simpaticamente scritte al fine di dire va bene, ci siamo, ma ho imparato, come diceva prima la collega che mi precedeva, che è facile dire siamo d'accordo, e poi le cose rimangono carta straccia e non riusciamo neanche a governarle. Sarebbe ora che perlomeno di non fare più questo tipo di figura, anche perché non è un problema che possiamo risolvere noi in quanto centrale, certo che possiamo però rompere tra virgolette le scatole, perché se spingiamo e stiamo dalla parte, difendiamo il nostro territorio, è normale che qualcosa forse si può muovere. Questo era quanto, e ovviamente come Fratelli Italia noi già per dopo siamo favorevolmente d'accordo. Grazie consigliere Giuliano. Altri interventi? È un attimo consigliere Lancia, c'erano altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, scusate. Sì, un attimo. Allora, scusate, rifaccio la domanda. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio, poi consigliere Steritano. Allora, comunica che è stato presentato un emendamento a questa risoluzione, firma del consigliere Matronola, che di aggiungere
nella parte risolutiva c'è scritto dopo l'ultimo capoverso, aggiungere le parole ripristinare l'intero percorso del 506 fino a Vermicino Alto. Questo è l'emendamento presentato dal consigliere Matrondo e poi ne parleremo. Allora, consigliere Ciancio, prego. Sì, grazie. Sono rimasto alquanto, ma era un po' nell'aria questa disattenzione sul trasporto. E abbiamo dibattuto in consiglio per altre situazioni analoghe, quindi mi trovo pienamente d'accordo sulla immediata realizzazione del ripristino di quello che era ante, ma mi trovo in generale anche d'accordo il discorso generale sul guardare a un tavolo con attenzione ad alcuni disastri che si sono combinati sul trasporto pubblico. È sotto gli occhi di tutti che in qualsiasi zona si va c'è una carenza forte, quindi prima di operare a qualsiasi cambiamento, caro assessore, è necessario valutare con attenzione quello che si fa. Ieri lei ne è stato testimone, forse in qualche pezzo di città, di quello che dicono i cittadini. Gregna è un quartiere che è nato a ridosso del raccordo ed è l'unica possibilità che hanno, e quindi nulla questo sul fatto di ripristinarla celermente, anzi si doveva già fare. Su tutto il resto mi trovo d'accordo a fare un tavolo per guardarle con più attenzione le cose che ci propinano come un'economia, ma diventa veramente un taglio netto. Ne abbiamo parlato nelle commissioni, ne ho parlato molte volte, aggiungerei qualcosa in più su Piazza Zama ed altri luoghi che conosciamo, pezzi della città che sono scoperti e addirittura continuano ad essere tagliati. Io non vorrei che ci fosse, come dire, questa sorda complicità da parte del municipio rispetto ad alcune azioni che Dipartimento sta attuando su tutta Roma. Mi auguro che venga invertito proprio con un'azione dirompente quello che sta avvenendo in tutti i pezzi di Roma e anche nel nostro municipio. Perciò quindi sono favorevole e ringrazio la commissione tutta che ha ricevuto i cittadini e celermente ha avviato questa risoluzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Consigliere Stellitano, prego. Sì, grazie Presidente, signori colleghi. Io sono d'accordo naturalmente che si ripristini al più presto e che riparta la macchina per sempre per quel quadrante che devo dire che in queste ultime settimane abbiamo parlato più di Gregna che del piano regolatore nella scorsa consigliatura e questo mi fa solamente che piacere, perché quella fascia di nostra città, dei nostri concittadini, vanno tutelati. Abbiamo vissuto qualche settimana fa quando la DPL per lo sciopero, giusto, non giusto, quando dei dipendenti scioperano, come quello che sta succedendo al Comune di Roma, che non gli danno il piano, non gli danno il salario accessorio, poi non possiamo pretendere che, perciò, però il Comune deve intervenire a risolvere con dei bus navetta e fare in modo che quei cittadini di quel quadrante avessero la possibilità non di far modo che ci siano le navette come c'erano negli anni 70 nella periferia di Tor Bella Monaca, che si passava uno col pulmino e girava. Perciò io sono contento. Il metodo, Presidente Cofano, che non mi è piaciuto,
perché lei avrebbe dovuto fare un argomento importante che le linee ATAC e dire: io da qui a un mese faremo la commissione la mattina e il pomeriggio e parliamo quadrante per quadrante e poi veniamo in consiglio e diciamo alla presidente Fantino di dire a Tronca, a Tronchino, a Tronchetti, a chi accidenti ci sta, per risolvere il problema dei quadranti. Lei si ricorderà, e si ricorderanno in tutti questi anni i consiglieri che hanno avuto modo di stare in commissione con me, che spesso e volentieri il consigliere Giuliano arriva quasi sempre in ritardo, ma io arrivo in ritardo non perché faccio tardi la notte, ma perché a via Taurianova, dove abito, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, si ferma un autobus, si ferma l'autobus e blocca tutto il quartiere. Che cosa succede, Giuliano? Te lo dico a lei, così magari facciamo, fa lei anche una mozione e investiamo il presidente Fantino perché quel quadrante deve essere servito con delle navette, non con dei pullman giganteschi. E perciò sono arrivato tardi, perché quella mattina per l'ennesima volta abbiamo visto quel quadrante bloccato. Va bene tutto, ma perché non facciamo che questo 505 arrivi anche alla ASL? Perché quel quadrante che è nato con forze giovani adesso hanno i capelli bianchi, e perciò avere un autobus che li porta alla ASL, lo spostiamo l'ASL, la spostiamo lì dove stanno lo stadio Gugliotta, non c'è Gugliotta, dove ci stanno le associazioni dei carabinieri, Vitrotti, come si chiama quel gruppo, quel centro? Dove ci sono le associazioni. Bravo, quella roba lì, come si chiama quell'edificio? Però ecco, quello che voglio dire, dobbiamo fare in modo che nelle prossime settimane il presidente della commissione Cofano faccia quadrante per quadrante, Tor Vergata, e collegare, fare un consiglio aperto, presidente, io l'ho detto domani dall'inizio della consigliatura, tra Ciampino e il nostro municipio, tra Ciampino e il nostro municipio, perché il collegamento è importante, per vedere quegli oneri di via Pazzano, quel brutto fattaccio di via Pazzano, perché quello è un fattaccio che abbiamo bloccato nella scorsa consigliatura, banditi che volevano fare, invece in questa nuova consigliatura quelle si sono trasformati, sono sempre gli stessi, ma si sono con altre facce. Però Ciampino, signor Madrona, si distrae, eseguire il discorso, perché lei che mi ha detto i lavori dovrebbe capire di quali banditi parlo, che lei li conosce, non li cito perché sennò poi alla fine Detto questo, io sono contento che la consigliera Lancia, e gliel'ho detto anche in commissione, che ha fatto questa mozione, però noi dobbiamo fare un documento unico che guarda tutti i quadranti, e lo ribadisco, Cofano, perché io la prego, venerdì iniziamo, lo metto all'ordine del giorno, facciamo una prima discussione con tutti i consiglieri, con tutte le forze politiche, perché il trasporto nelle periferie è importantissimo. Quarto miglio, non le dico statuario, se no sono di parte, già mi avete tolto i San Pietrini, e allora qualcuno ha fatto venire tutte, che io, no, i San Pietrini a Gregna, Cofano, i San Pietrini a Gregna sono arrivati? No, meno male. Ma non te danno il cibo. Scusate, per cortesia, no, prego, consigliere. Perché qualcuno doveva portare, per cortesia, che si ritiriamo i San Pietrini, a uno a uno, finché diventano pari. Ma di chi è? No, io per favore. Io sto difendendo quel quadrante, perché io. Così è ritardo, per cortesia. Che vogliamo portare col 105? Che vogliamo fare insieme? Torniamo al 503. Al 503 porteremo col 503 i San Pietrini, perché io ancora non l'ho visti. Lo dico perché ci sono i cittadini, perché
all'inizio della consigliatura gli avevamo detto che portavamo i San Pietrini, invece i San Pietrini e l'assessore dorme. Vabbè, così tu fa il lavoro tuo, molto strano. Per cortesia, consigliere Giuliano. Che fai il lavoro? Consigliere per Giuliano, per cortesia. Che si preoccupa? Per cortesia. Scusate, consigliere Giuliano. Prego. Dipende chi vi tira. Consigliere Seritano, prego, chiuda il suo intervento. C'è un microfono acceso. Prego. Dicevo, lei non può permettere che il consigliere Giuliano mi interrompa ogni volta. È due consigliatore che rompe, perciò io la prego, la prossima volta che mi interrompe lo espella dall'aula. Cortesia. Detto questo, torno all'argomento di cui stavamo parlando. Io sono favorevolissimo a risolvere i problemi di viabilità di trasporto pubblico del quadrante di Gregna. Pregherei presidente Cofano, prossimo commissione, di iniziare a mettere l'ordine del giorno, se no davvero chiedo le sue dimissioni. Grazie. Grazie. Allora, altri consigliere Patrondolo, prego. Topace, va. Allora, consigliere Seritano, io quella gente non la conosco, mi dispiace. Mi compiaccio con lei. Mi ha confuso con altre persone. Vabbè, però li conosce. Se ne prendo atto comunque. No, noi siamo d'accordo su questo, sul 503, perché mi ricordo che in una commissione venne una signora molto agguerrita che era rimasta isolata per un giorno quando c'è stato lo sciopero. Pertanto già affrontammo in commissione col presidente Cofano tale problematica. Poi che adesso sia arrivata la risoluzione della consigliera Lea Lancia ci fa piacere, però cioè, lasciare scoperto un quadrante così importante mi sembra un'assurdità, insomma, come quello che è successo adesso a Vermicino, che sì, è vero che stiamo riformando, rifacendo tutto quanto Tor Vergata, per carità, ci stanno tutte le cose belle, però togliendo, variando questi percorsi, vedi, gente che abitava a Vermicino e abita e lavora a Morena, e adesso si trova in grosse difficoltà perché l'auto passa ogni ora, e quindi immaginate se uno deve andare a lavorare deve alzare almeno un'ora prima per l'auto. Se deve andare in farmacia ci vogliono 2 ore e mezza prima che riporta la roba, perché un'ora scende, un'ora salì, mezz'ora in farmacia. Immaginate che disagio che si sta creando all'altezza di Vermicino Alto. Quindi come possiamo non essere favorevoli a questa risoluzione? Mi sembra una cosa, doveva essere proprio andare liscia. È vero anche quello che dice il consigliere Stelitano, esaminiamo tutti quanti i quadranti, però se qua ci sono 25 consiglieri che vivono sul territorio, io penso che se ogni consigliere si faccia carico di ogni variazione che c'è stata all'interno dei vari quadranti, non credo che il consigliere Cofano, il presidente della commissione lavori pubblici, avrebbe avuto qualche cosa da obiettare per non portarla, perché l'ha fatto col 506, ha ascoltato il 503 e quindi credo che abbia fatto abbastanza quello che gli chiediamo, mi sembra che lo fa, a prescindere dall'ideologia politica che ci possa dividere, però a livello operativo è migliorato. Peccato che magari ci ha messo 2 anni per migliorare, ma è finita la consigliatura, magari fra 3 anni sarebbe diventato il plus ultra dei presidenti, ma deve ricominciare tutto quanto da capo. E quindi siamo, ripeto, siamo favorevoli. Questi complimenti, io, per favore. Io cerco sempre, mi ricambio per consigliere Patrondolo. Per cortesia, siamo in consiglio, per cortesia. Consigliere Giuliano, che c'ha oggi? E c'ha Arance, ma non mi. Che c'ha? Per favore, consigliere Giuliano. Per cortesia, allora ricominci a fumare che forse è meglio. Per cortesia. Allora, prego consigliere Patrondolo. Comunque io continuerò a ricandidarmi per migliorare sempre di più, perché non si migliora mai, non si. Sto ripetendo. Per cortesia. Pure a scuola ero sempre ripetente. Per cortesia, su. C'è chi però. Torniamo un attimo al merito dell'argomento, grazie. C'è chi non è stato ripetente, però si trova, ha superato gli studi, ma non capisce niente, però è uguale, è la stessa cosa. Dipende dall'insegnante. Vabbè ragazzi, entriamo in polemica. Non è sempre colpa degli insegnanti, per favore. Per favore. Ma state consigliere difendibile. Scusate. Vabbè, comunque dopo sto, vogliamo sdrammatizzare la mancanza del 503.
così abbiamo quietato anche gli animi all'assessore Morgia, perché se vuole intervenire, questo lo vedo abbastanza casato, più del consigliere Giuliano, che sicuramente ha preso una pasticca strana oggi. E gli sta dando or cortisone o ha preso il cortisone. Consigliere Matteo, così pure lei, consigliere La Notte, pure lei ci si mette, per favore. Allora, ci ha offerto la per cortesia. No, scusate, ma voglio dire, è venuta qua. Consigliere Madonna, ci ha offerto delle pasticche. Consigliere Madonna, capisco che una volta è farmacista. Vabbè, scusate, torniamo un attimo. Ma che c'era dentro? Consigliere Madonna, per cortesia, per favore. No, vabbè, ritornando ai San Pietrini. No, torniamo alla linea 503. Allora, prego. 503 mi sta bene, siamo d'accordo e fermo. Siamo d'accordo, per carità, poi discutiamo il 506. Per quanto concerne i San Pietrini, mi dispiace che il consigliere Stelitano sia sparito, ma non è un problema nostro se i San Pietrini non sono arrivati, è stato un autogol dello stesso consigliere quando presentò quella benedetta mozione, pertanto noi non c'entriamo nulla, noi siamo favorevoli per tutte le migliorie che vengono apportate in quel nostro municipio, tutte, dall'Aga in giù, vi ho detto, eh? Pensavate che mi fossi dimenticato, perché ho visto la signora laggiù. Vabbè, detto questo, se vogliamo discutere l'emendamento, vado avanti. Vabbè, ok. Vabbè, siamo favorevoli comunque. 4 voti. Allora, se non ci sono altri interventi, la consigliera Lancia che ha presentato l'atto ha diritto, poi ha chiesto di intervenire l'assessore. Consigliera Lancia, prego. Grazie. Volevo rassicurare il consigliere Giuliano che seguirò questa risoluzione fino al prefetto Tronca, quindi da questo punto di vista sono convinta che anche la Giunta la seguirà, perché permettere a persone anche anziane di prendere un solo autobus e arrivare al poliambulatorio di Via Antistio mi sembra il minimo della dignità. Ma voglio far presente che è assurdo che siano proprio le periferie ad avere una mobilità inesistente, perché pagano loro dovendo prendere la macchina per entrare al centro di Roma o recarsi dall'altra parte della città per lavorare e per fare quello che devono fare, e paghiamo noi, magari che siamo più fortunati, io abito a San Giovanni, quindi anche se una linea mi manca poi trovo comunque come fare o me ne vado a piedi, ma paghiamo anche noi per l'inquinamento dell'aria, delle 6.000 macchine l'ora che passano su Via Cilicia, per esempio, tutta gente che è costretta a prendere le macchine per potersi recare a lavorare, con un grande dispendio di soldi, di fatica, di usura delle macchine, e quindi è una città che fa il piano generale del traffico urbano, che dice che mette la ZTL al vallo ferroviario in varie zone, e poi lascia tutti i cittadini delle periferie senza autobus, e non è soltanto Gregna, perché tutta il nostro extra gra è privo di mezzi veramente funzionanti e utilizzabili, ma tutte le periferie di Roma sono abbandonate a se stesse dal punto di vista della viabilità. La mia risoluzione sarà un sogno, però intanto l'ho fatta e vediamo se si riesce a modificare una piccola cosa. Poi, se vogliamo ragionare sul quadrante di Gregna, sulle carenze che ha il quadrante di Gregna, sulla mancanza di servizi, sulla mancanza di possibilità di passare dall'altra parte del raccordo senza risalire sul raccordo, sugli errori che sono stati fatti, io sono... Sarà perché ci ho lavorato e ci andavo a lavorare in autobus da San Giovanni, quindi so che cosa significa. Io sono assolutamente disponibile a lavorare su tutto quello che manca a Gregna e a tutto il resto dell'Extra Gra. Fino adesso non mi sono impicciata tanto perché non è la mia zona e il municipio è molto grande ed è difficile conoscerlo tutto, quindi vi ringrazio. Grazie consigliera Lancia. Allora, prima delle dichiarazioni di voto, cioè, prima di passare alla discussione dell'emendamento, ha chiesto di intervenire l'assessore Morgia. Prego. Grazie signor Presidente, gentili consiglieri. Ho chiesto di intervenire perché i temi posti all'ordine del giorno di questo Consiglio, al di là della linea 503, 506 e dei collegamenti, è il tema di questa città. Io l'ho detto anche ieri in un'assemblea pubblica a Piazza Zama,
cui ha partecipato diversi consiglieri, la mobilità è diciamo, l'elemento che nella nostra città segna più criticità e che è quella che allo stesso tempo però può determinare una migliore qualità della vita dei cittadini, perché restituisce, io la dico così, restituisce spazio di vita con un servizio più efficiente, sicuramente con minor tempo che viene utilizzato per gli spostamenti, casa, lavoro, divertimento, sport o qualsiasi altro tipo di motivazione sia portato a prendere il mezzo pubblico. Lo dico con una grandissima convinzione, perché io ho abitato questi quartieri fin da quando sono nato e ricordo benissimo cos'era Cinecittà quando non c'era la metropolitana e da quando è venuta la linea metropolitana. Cioè la periferia romana è diventata città con la linea della metro A. Questo per significare che l'elemento di mobilità efficiente, efficace, al di là, ahimè, degli ultimi avvenimenti, perché poi il prezzo della mancata manutenzione di diversi anni lo stiamo pagando in questo momento o nel recente passato, fa diventare dei quartieri periferici città. Attenzione, ma non sono 20 anni, perché ahimè non durerebbe 20 anni senza manutenzione, ma comunque non voglio ricordare a nessuno che a un certo periodo la Regione Lazio non ha più finanziato il trasporto pubblico locale a Roma. Però non mi vado a fare polemiche politiche, ci sono chi vuole, i dati sono chiari a tutti. Abbiamo iniziato questa consigliatura, signor caro consigliere Madrona, con zero nel finanziamento regionale lasciato dalla Presidente Polverini per la città di Roma. Questo lo sanno tutti, però è un dato incontrovertibile, ma io non voglio parlare di questo. I temi che sono stati posti da diversi consiglieri, prendendo spunto risoluzione presentata dalla consigliera Lancia, non possono che nella loro impostazione trovarmi d'accordo. Però io chiedo a tutto il Consiglio di fare uno sforzo di memoria, anche per, come dire, valorizzare quello che è stato fatto fino adesso rispetto alla mobilità e su questo municipio. Io ricordo con soddisfazione, ma non per me, ma per tutti quanti noi, compreso il lavoro istruttorio fatto nelle commissioni nel momento in cui si è ragionato di questo, che tranne alcune criticità, io ricordo l'810 per esempio, c'è stato un consenso unanime del Consiglio rispetto ai pareri della rimodulazione del trasporto pubblico locale su gomma di tutto il Consiglio. Questo perché? Perché oggettivamente, rispetto alla situazione data, che non è certo di casse floride, eravamo riusciti con diciamo, le osservazioni, con tutto il lavoro fatto, a, come dire, ristrutturare la linea del trasporto pubblico locale su gomma, favoriti anche nell'ultima fase dell'arrivo della metro C a Lodi, in una maniera che non ci fosse una semplice decurtazione o riduzione delle linee, ma che questa fosse effettuata con più diciamo, raziocinio, tenendo conto delle nuove esigenze di servizi che magari in alcuni territori si sono realizzati e che non erano serviti, o diciamo, rappresentando quelle che erano delle criticità strutturali di alcune linee, di alcuni quadranti. E questo è un lavoro di tutti, io ho fatto solo il portavoce di questo. Allora, nel merito delle questioni, anche perché credo che sia giusto rispondere al merito, intanto sgombriamo il campo, diciamo, io capisco che siamo in campagna elettorale, ci stiamo tutti in campagna elettorale, compreso lei, consigliere Madrona. Però, da 2 anni fa, non termina mai?
va bene, vabbè, si tiene giovane, si mantiene giovane. Allora, la realizzazione cortesia del TPL, no, però per favore, mi scusi se volevo, però no. Allora, la realizzazione del trasporto TPL, della commissione di una parte del servizio di ATAC alla TPL è una scelta che il Comune di Roma ha fatto circa 15 anni fa, 20 anni fa, al tempo della giunta Rutelli, questo dobbiamo saperlo, che non è stata mai messa in discussione da nessuna forza politica, e tutte le forze politiche, tranne il Movimento 5 Stelle, negli ultimi 20 anni hanno governato questa città. Ma è logico perché? Perché se nel nostro paese si ragiona rispetto a un miglior efficientamento, poi ragioniamo se questo avviene o meno, e questa è tutta una discussione, e quali strumenti dobbiamo mettere in campo per migliorare queste società pubbliche che erogano servizi e un maggior controllo, perché tra l'altro è noto a tutti noi e anche ai cittadini, ahimè, che se ne rammaricano e si incavolano e ci hanno ragione, che sono un elemento di sperpero di denaro pubblico in diverse occasioni, i giornali li leggiamo tutti. Però questa scelta è stata fatta poiché l'ATAC non è in grado di fornire un servizio così ampio in tutta la città. Dovrebbe diventare un pachiderma, per detto brutalmente, più di quello che già è. E questa fu la scelta dell'epoca e, ripeto, nessuno ha mai messo in discussione. Sono circa 100-110 le linee di TPL privato, diciamo privato tra virgolette, su concessione nella nostra città, e una decina sono nel nostro territorio. E ahimè servono la zona a ridosso del GRA e dell'extra GRA. Siamo al 513, al 505, cioè, tutte zone molto, molto periferiche. Durante i giorni di sciopero, chiaro, la Presidenza, giustamente i territori premevano affinché si risolvesse quel tipo di problema. Sono 8 giorni, sono tanti, tantissimi, e pur condividendo tutte le ragioni dei lavoratori rispetto a quello, era una mancanza di servizio insopportabile di questa città. E tutti, credo, da par suo hanno, per quello che potevano, con i propri referenti politici e istituzionali, hanno svolto una funzione di pressione affinché questo avvenisse. Una riflessione però pongo a tutti voi: visto che sono 20 anni che ci sono sto linee, io vi sfido a contare le ore di sciopero dentro ATAC che hanno portato i disservizi sulle linee gestite da ATAC negli ultimi 20 anni e quelle del TPL. Io credo che di gran lunga le linee servite da ATAC hanno portato un disservizio maggiore nella nostra città rispetto a quelle del TPL. È una riflessione, poi possiamo decidere qual è la scelta o quale scelta prendere per questo. Perché oltre a questi 8 giorni non c'è mai stato uno sciopero del TPL, anzi una mezza giornata c'è stata nel secondo Rutelli, ve lo dico io, mezza giornata di sciopero. Dopodiché è chiaro che il contratto tra le parti e le difficoltà economiche dell'amministrazione comunale e di ATAC rispetto all'erogazione di quanto spettante alla TPL hanno creato questo conflitto, ed è lì che bisogna intervenire, perché non è giusto che a pagare sono sempre i cittadini, e i cittadini più periferici, perché è logico che l'ATAC, nel dare queste linee in concessione a TPL, non gli ha dato certo quelle centrali della nostra città, ed è intuibile il perché. Fatta questa premessa su assessore, c'ha un minuto, io però non questi non so argomenti da un minuto, i tempi a disposizione sono consiglio questi. Sicuramente grazie. No, cerchi di stringere. Allora, su questa roba qui, su questi, io vorrei ricordare a tutti, oltre a quello che avevo detto del lavoro fatto insieme, che il 503 sarà parte integrante della razionalizzazione del trasporto pubblico locale afferente alle linee che fanno capo al deposito di Tor Vergata. Quindi
la discuteremo nelle prossime settimane. A me sembra di ricordare che era stata convocata pure una commissione pomeriggio a cui era intervenuta l'Agenzia della Mobilità, in cui alcune delle problematiche, io non è che ho fatto gli inviti o sapevo chi veniva, però erano state poste, e molte di quelle che ho ascoltato da parte dei consiglieri andranno affrontate nella proposta che ci porteranno. Il 503 sarà una di queste, delle linee che afferiscono al deposito di Tor Vergata, e quindi l'affronteremo. E credo pure recentemente l'agenzia è stata presente in commissione e mi pare che abbia rappresentato quali siano state le interlocuzioni con il municipio rispetto a questa linea, ma anche a altre linee. Cioè, se mi posso permettere, perché sopra ho degli appuntamenti e mi permetterete una deroga, cioè anche la linea del 506P, che è figlia dell'attuazione del piano che abbiamo votato e che si sta attuando afferente alle linee che incrociavano a metro C di Lodi e che sono state, diciamo, sono andate in esercizio credo il 14 dicembre, ha un problema. Cioè, nel complesso della rimodulazione positivo, ma la carenza sta nel fatto che, pur condividendo, almeno questo a me mi è arrivato dai cittadini, pur condividendo la razionalizzazione e il ridisegno delle tre linee che vanno insieme, 504, 6 e 7, perché gravando sullo stesso quadrante era normale che si modificassero insieme, così quelle che discuteremo su Tor Vergata, il passaggio del 506P prolungato a Vermicino a un'ora è troppo nel tempo. È vero che pure prima non ce l'avevano, però un'ora è impossibile, anche perché la variabile traffico e soprattutto il fatto che non c'è una tabella indicatrice dei passaggi rende il servizio marginalissimo rispetto all'utilità dei cittadini, per cui io sono d'accordo, già ho rappresentato questa criticità. Consigliere Giuliano, magari fosse solo ATAC, è l'Agenzia della Mobilità che studia i percorsi, trasmetta al Dipartimento Mobilità, che poi fa il passaggio a ATAC, e per quanto riguarda il TPL dà l'ordine di servizio a TPL. Quindi la situazione è molto più complessa di quello che... Con un particolare, però, io non credo che queste cose le faranno nella prossima consigliatura. Io credo che prima del termine di questa consigliatura noi riusciremo a fare questo lavoro per il bene di questo territorio che tutti quanti vogliamo. Un'ultima cosa, perché giustamente il consigliere Stellitano poneva la questione sempre del quadrante statuario Caponnelle, che è stato pure questo affrontato nella commissione in cui ero presente, ero stato invitato dal consigliere, dal presidente. Non Copa, è cambiato niente, assessore, non è cambiato niente. Non può cambiare niente, cioè, lei è un po' disattento, cioè, sta già in campagna elettorale pure lei. L'unico che fa campagna elettorale è lei, da troppi anni. Per cortesia, per cortesia, non mi devi dire che io sono in campagna elettorale. Sia l'assessore che il consigliere. Non devi dire mezz'ora che cortesia. Per cortesia, torniamo un attimo all'argomento. Può essere, perché anche le linee 663, 664 e 654 che afferiscono al quadrante statuario Quarto Miglio Tor Fiscale fanno parte delle linee che saranno discusse dentro il deposito di Tor Vergata, e vedremo quali sono le proposte rispetto alle criticità di passaggio dentro quei quartieri che abbiamo posto all'Agenzia Mobilità, quali proposte ci rappresentano. Per il resto, rispetto alla linea 503, io la lascio per ultimo, non per importanza, perché essendo un fruitore di quella linea, perché abito nei quartieri serviti del 503 e non solo per quello, sono d'accordo. D'altra parte, vedremo nella proposta che ci arriverà e faremo quelle che riterremo le nostre osservazioni e prescrizioni per un lavoro proficuo come abbiamo fatto nel passato. Grazie a tutti e scusate se devo abbandonare. Grazie, assessore.
Passiamo all'emendamento. Allora, consigliere Matrona, presenti il suo emendamento. Così dico pure due parole. No, due sono. Presento l'emendamento. Allora, quando ho presentato questo emendamento, perché quando l'assessore ha detto bene, un pomeriggio ci siamo incontrati qua in commissione con l'Agenzia della Mobilità e si è parlato del TPL, tutta la modifica del TPL. Assessore? No, è rivolta a lui. E allora, stavo dicendo, no, ci siamo incontrati al quarto piano, ricordo, in commissione per la modifica del trasporto pubblico locale per Tor Vergata. E io posi una domanda ben specifica, credo che non mi possa smentire il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, dissi, ma in tutto questo, tutte queste modifiche, il 506 viene toccato? E mi ricordo testualmente che mi disse no, 506 non si tocca. Non era toccato perché faceva parte della modifica che abbiamo discusso a giugno scorso, a maggio scorso. Per cortesia. Per favore. Però, assessore, mi scusi, cioè, io ho fatto questo emendamento perché c'è un motivo ben preciso. Cioè, come a un bambino, gli dai imbarazzo e marmellata, poi all'ultimo gli piace la marmellata, gli piace tutto, te punta un bianco e dice no, da oggi in poi ti do un cucchiaino a settimana. Non è la stessa cosa. Cioè, quelli hanno usufruito del percorso regolare, tutti i giorni partiva da Vermicino, arrivava a Morena con una frequenza abbastanza regolare, de punto in bianco sotto le feste, sta a vedere la gente che sta ferma così ad aspettare un'ora, l'auto dice nessuno ha avvisato niente, nessuno ha detto niente. Non funziona così, cioè, perché se noi continuiamo a chiudere gli occhi, come prima gli stavo accennando, sotto al cavalcavia del raccordo anulare, venendo da Vermicino alla Tuscolana, dalla Nagnina, hanno messo i segnali tutto quanto da 15 giorni per fare un guardarelle, che sicuramente è stato un incidente, ma alla fine arriva fino a Frascati, cioè è impossibile una cosa del genere, ma la gente la mattina ancora si deve alzare per andare a lavorare, cioè o deve dormire direttamente in ufficio, perché la mattina partire da quel quadrante, partire da Ikea, Vermicino, Morena, uno tranquillamente si trova sulla Nagnina bloccata, Tuscolana bloccata, perché qualcuno ha diminuito la corsia mettendoci questa cosa in mezzo, sta rete arancione con tanti dei segnali, dove passa una macchina per volta. Cioè, e noi stiamo qui, 25 consiglieri, stiamo con gli occhi chiusi e stiamo dicendo ma sì, vabbè, però la colpa è della mobilità, la colpa è del dipartimento, la colpa è di qua. A piazza, a Coso, a Viappia, davanti all'incrocio via di Porta Furba, al centro c'è una buca, so 6 mesi che c'è qua la buca. Così, non è che dobbiamo rifare tutto il quadro, parliamo solo per favore. No, non è possibile. Ho fatto 15 anni fa interrogazione. Lo so, adesso stiamo presentando l'emendamento, per cortesia. Voglio dire. Eh no, perché il matrono la quando poi attacca non si ferma. Il matrono deve parlare a stare sulle mani. Stavo dicendo, non ci passa l'auto là, però c'è una buca. Ma è mai possibile che il dipartimento non interviene da 6 mesi? E noi del municipio, di sto mostro che è stato creato per interessi di sapere che cosa, perché hanno creato un mostro, perché è impossibile amministrare un municipio così, con poche risorse e con poco personale, è impossibile, ci troviamo senza decentramento, senza mezzi pubblici, con le buche, con le interruzioni in mezzo alla strada, basta, e allora ritorniamo al 506. Allora sto dicendo, è stato fatto questo perché? Che purtroppo è stato interrotto questo 506, così senza un avviso, senza una tabella, senza niente, uno si alza la mattina, l'agenzia decide, da oggi in poi passa più il 506. Allora, siccome ho preso lo spunto al 503, che ho detto che via De Gregna, che Gregna è rimasta isolata e rischia di rimanere più volte isolata, è bene che inseriamo due linee nuove, cioè ripristiniamo le linee, e il consigliere Selitano ha ragione quando dice mettiamoci d'accordo, facciamo tutto quanto insieme, vediamo quali sono i percorsi che vanno modificati, dove c'è più sofferenza, e lavoriamo insieme. Sono rimasti 3 mesi, è vero che state tutti in campagna elettorale, però è vero che i San Pietrini stanno a preparare per te, tranquillo, però per cortesia, siamo detto questo, ha presentato l'emendamento, adesso discutiamo l'emendamento dopo l'interrogazione. Allora apriamo, grazie, apriamo la discussione sull'emendamento. Se ho capito bene, su questo emendamento c'è il parere positivo. Sì, sì.
Parere positivo della Giunta. Allora, chi vuole intervenire, Presidente, sull'emendamento? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, ammetto che il consigliere Matrone evidentemente si è lasciato un po' troppo trasportata qualche pregresso e non è che abbia, diciamo, sufficientemente esposto il tema dell'emendamento. Da quello che ho capito bene, però, diciamo, il consigliere vuole inserire nell'atto la, di ripristinare una maggiore frequenza della linea 506 che da Vermicino scende giù verso Cinecittà, sale e scende. Noi la scorsa settimana abbiamo affrontato il problema perché questa sollecitazione era già pervenuta proprio da parte del consigliere Matrona durante le vacanze di Natale, in cui i residenti di Vermicino lamentavano che fosse stata ridotta la corsa della linea in questione. È venuto in commissione il dottor Spirito dell'Agenzia della Mobilità, che ha comunque preso in carico l'istanza della commissione, messo a verbale sull'aumentare la frequenza della linea 506, per cui se questo è lo spirito dell'emendamento, ripeto che non è che l'abbia compreso bene, dal mio punto di vista non ci sono elementi ostativi, insomma, per votarlo, per cui non so, la consigliera proponente evidentemente interverrà dopo, ma per quanto mi riguarda, insomma, è condivisibile. Allora, rileggo il testo dell'emendamento. Allora, nel penultimo capoverso aggiungere le parole aumentare la frequenza di passaggio del 506P fino a Vermicino Alto. Questo è l'emendamento. Allora, altri interventi sull'emendamento? Consigliere Sterità. Signori consiglieri, no, io non è che sono contrario all'emendamento, sempre per portare un po' di tranquillità nella profonda periferia, perché è Dio. Poi 10 voti a Matronola, che glieli toglie? Non più di 10, Matronola. Detto questo, però è sempre il principio, consigliere Presidente, è sempre il principio, perché alla commissione in cui abbiamo parlato del 505, alla commissione che abbiamo parlato del 506, abbiamo parlato pure, perché se noi cambiamo il parcheggio degli autobus alla Nagnina, che per uscire devono bloccare la Nagnina, risolviamo anche un problema di tempo per uscire, di tempo a quelli che vengono da fuori Roma, che vengono da fuori, che vengono a Roma e c'è la fila. Io mi arrabbierei moltissimo, io tutte le mattine in via delle Capannelle c'è la fila, e per fortuna che faccio vedere Capannelle, perché quelli che vengono da Morena, la consigliera Lenci, ci mette 2 ore, esce alle 7 del mattino per venire qui alle 9. Perciò ecco la mia depressione di vedere che parliamo del 505 solo, ma ben venga, ma perché pensa se io non ho affetto per le periferie. Però dobbiamo fare un piano regolatore della mobilità, non che il primo consigliere che si alza, io domani faccio la mozione di cambiare via del Calice, via del Calicetto, via del... ma di che? Non è il metodo. E poi, e non aggiungo altro, se no... Altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto sull'emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento? No, passiamo alla votazione. Rileggo il testo dell'emendamento. Aumentare la frequenza di passaggio del 506P fino a Vermicino Alto. Allora, chi è favorevole all'emendamento? Facciamo la controprova veloce, scusate, chi è contrario? Stiamo votando, consigliere Matrona, stiamo votando? Allora, chi è contrario? Consigliere Matrona è contrario, diciamo la mano alzata. Metti giù la mano. Allora, chi si astiene?
Allora, l'emendamento è approvato. Passiamo alla dichiarazione di voto sulla risoluzione. Allora, ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta di risoluzione con l'emendamento aggiunto? Non ci sono dichiarazioni. Consigliere Giuliano, prego. Presidente, grazie. La faccio anche se ero stato esplicito, perché comunque sia, poi alla fine emerge, no, nel approvare l'emendamento del collega, che quello che serve è aumentare la frequenza, quindi voglio dire, cioè a diminuire il tempo, diciamo, del percorso. In questo caso, quindi, anche per il 503, mi riferivo alla collega, insomma, che ha proposto la risoluzione, non si deve sentire il peso di tutta l'operazione, ci saremo anche noi che le daremo una mano, perché il Consiglio è sovrano in questo, però è meglio essere attenti che le cose vanno seguite, e anche dall'intervento dell'assessore si capisce la complessità dell'operazione, che non è solo volontà, ma è effettivamente un po' come se stai a giocare, insomma, qui a un gioco, insomma, di questi, diciamo, scientifici. Non è facile poi trovare le caselle giuste al punto giusto. Anche per il 503 sarebbe nient'altro che nel prolungare, aumentare una, diciamo, il numero delle vetture, e quindi aumentare la frequenza del percorso. Quindi con una vettura in più riesci a coprire i 4 km che devi fare per arrivare fino al capolinea a Cinecittà, se è quello che noi, diciamo, interessa e proponiamo. Però sembra che non è così semplice, noi dobbiamo solo essere tranquilli, non dare nulla per scontato, ma essere vigili, perché questo servirà che il 503 e il 502, perché poi vedrai che ci sarà anche un elemento sul 502, perché poi diventa un doppione, quindi bisogna cercare di cambiare anche il 502, il 506 per aumentare la frequenza. Noi siamo favorevoli, ma bisogna stare dietro a questa cosa con molta, diciamo, pazienza, ma con molta determinazione. Il Presidente della Commissione sicuramente ci renderà nel tempo, se arriveranno delle notizie ce le farà sapere in commissioni, perché se dobbiamo fare o spostarci o andare da qualche ufficio, ok, oppure l'agenzia della mobilità, bisogna farlo, perché se Manometto non va alla montagna, la montagna va da Manometto. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? C'è una controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato con 20 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo al punto numero 5. Mozione presentata da consigliera Lancia e Cofano riguardante le problematiche inerenti ai lavoratori dei parcheggi Metroni e Trieste. Allora, chi presenta l'atto? Consigliera Lancia, prego. Sì, allora, quest'atto nasce da una lunga storia dei parcheggi in Metronio, Pinciano e Trieste, che erano in gestione alla società Parioli SRL fino al 2009, e i lavoratori avevano un contratto a tempo indeterminato. Poi nel 2009 i parcheggi annessi ai mercati in cui i lavoratori lavoravano sono ritornati al comune, che li ha dati in gestione ad ADAC Patrimonio. ADAC Patrimonio ha assunto questi lavoratori a tempo determinato, quindi hanno fatto un passo indietro invece che un passo avanti, ma hanno continuato a lavorare, e ADAC Patrimonio ha incassato tutti gli introiti dei 3 parcheggi. Uno parziale, quello del mercato Metronio, perché era in parte chiuso, e credo che abbia incassato anche i soldi delle antenne che sopra il mercato Metronio stanno. Quindi sono andati avanti così. Poi ADAC Patrimonio è stata accorpata ad ADAC e i lavoratori sono stati licenziati e riassunti con l'interinale, fino ad arrivare a qualche mese fa in cui sono stati proprio licenziati. Adesso, io l'avevo presentata come una mozione d'urgenza, perché i lavoratori stanno senza stipendio e senza lavoro. I parcheggi, quello del Metronio è stato chiuso perché devono fare i lavori, ed è da novembre, anzi dalla fine di ottobre, che è chiuso, e non si sa quando ATAC farà i lavori.
Gli altri due, uno è in gestione a una società privata, l'altro funziona regolarmente, Datac comunque continua ad incassare i soldi. Allora, io capisco che non è una competenza di questo nostro municipio, però penso che la Giunta e la Presidente possano farsi carico di affrontare con Atac questo discorso, perché è vero che Atac è in difficoltà economiche, ma non è che è in difficoltà economiche perché ci dà troppo servizio, è in difficoltà economiche perché tanti soldi sono anche spariti e non si sa dove sono andati, perché ci sono state assunzioni tante che non servivano e magari non dove servivano, e quindi io credo che se l'ATAC mantiene questi tre parcheggi e continua a incassare soldi, possa riassorbire in qualche modo i lavoratori che hanno perso, perso lavoro e stipendio. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Io ringrazio i consiglieri Lancia e Cofano per questo documento che hanno portato in difesa dei lavoratori, e volevo comunque ricordare all'Aula che la riapertura del parcheggio di via Magna Grecia è importante anche per il mercato Metronio, perché questa cosa ci è stata fatta presente diverse volte dal presidente della GS del mercato. Quel parcheggio è a servizio soprattutto dell'utenza che frequenta il mercato, perché si trova, tra l'altro, il mercato e il parcheggio si trova in un'area fortemente di forte traffico e di grande difficoltà di trovare altrimenti parcheggio, per cui la riapertura incide fortemente sull'attività del mercato, quindi anche questo aspetto occorre valutare nel prendere in considerazione il documento che hanno presentato i consiglieri e che io di nuovo ringrazio. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Vabbè, allora facciamo una controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno si astiene. Allora, è approvato con 20 voti a favore.